girarmi e tornare al rifugio quando ho visto quelle banane. E prima la canna da zucchero. Sono al settimo cielo ora. È una brutta cosa, infatti. Non immaginate quanto incida sul fisico e sulle emozioni e quanto influenzi le capacità cognitive. Ne avevo proprio bisogno. Mi fa stare bene l'idea che io sia qui a mangiare, mentre Franky è rimasto all'accampamento a riposare. Sono molto fiera di me stessa. E sono sicura che lo sarebbe anche mia figlia. Ho portato la cena e la colazione! Ma smettila! Dico sul serio! Che cos'hai? Ho canna da zucchero e un casco di banane. I miei piatti sono guariti! Chi ha portato? Canna da zucchero? Canna da zucchero e banane! Meriti un abbraccio! Sì! Sì! È una grande vittoria, è fantastico. Ha preso l'iniziativa, è andata in esplorazione da sola ed è tornata con un bel bottino. Sono fiero di lei. Com'è? Mamma mia, è dolce. Il potassio delle banane e gli zuccheri della canna ci rimetteranno subito in forza. È buonissima. Ci serviva. Sono davvero al settimo cielo. Anche Trevor sembra felice adesso e... alla fine sono stata io quella che ha messo il cibo in tavola. Forza, Kaila! Oh, cielo! A gonfiarsi. Davvero? Sì, guarda, sono un po' preoccupato perché sembra che si gonfi sempre di più. Il dolore aumenta e lo sento pulsare. Forse un'infezione. Potrei perdere la mano. Vediamo domani mattina come va. Sì. Una sintona minima. Ok. Adesso questo dito mi fa male da morire. Mi sono svegliato e, come potete vedere, la